Benvenuti nella mia cucina. Oggi faccio un piatto golosissimo che sono le costine di maiale con i peperoni e tutta una salsina glassata. Piatto pazzesco da mangiare con le mani. Ciao. Ciao. Io sto registrando, Mati. Cosa stai facendo? Vieni, ti faccio vedere. Faccio le costine. Ah, tra l'altro ti piacciono da matti le costine glassate con i peperoni? Ah, che buone. Le vuoi fare con me? Sì, va bene. Davvero? Sì. Sono anni che non cuciniamo insieme, tipo ero più alta di te quando cucinavamo insieme. Dai, bello, visto che Matilde tra l'altro vive da sola, questo potrebbe essere anche un piatto che puoi fare con gli amici, no? Tu cucini, ma con le... scusami, Cioè, già i capelli sono sciolti, ma va bene perché sono belli, però almeno le maniche, perché poi la devo lavare io. Allora, partiamo. Tu da dove partiresti? Allora, metterei le salse sulla carne. Ok, secondo me si potrebbe prima fare un bel mix di salsa e poi ci buttiamo dentro la carne. Ok. Allora, la salsa si fa con 4 cucchiai di sciroppo d'acero, tu ricordatelo. Poi 2 cucchiai di olio di semi, quello leggero. Poi 2 cucchiai di passata di pomodoro, aiutati con il cucchiaio. Okay, grazie. Così. 2 cucchiai di soia. Qui ce n'è forse anche un po' di più, vabbè, butta. Ok. Una bella mescolata. Sì, perfetto, sì, va bene. Ok, tra l'altro questo piatto si può preparare in una ciotola, oppure se tu vuoi a casa prendi uno di quei sacchetti gelo grandi, ok? Presenti i sacchetti. Sì, nel senso, quei sacchetti trasparenti dove metti il cibo e poi okay. Noi non li abbiamo pronti. Va bene, metti tutti gli ingredienti e la salsa, fai così e lo butti nella teglia. Può essere un'alternativa. Lo metti dentro, è come se li mettessi nel sacchetto. Dacci una mescolata, cerca di ribaltarli un po' in modo che si impregnino tutti. Ti vedo proprio a tuo agio. Sì, al mio evento. È il tuo evento? Immagina che sia un pianoforte, che forse è meglio. Poi, un peperone. Potevo... ah no, l'aglio. Schiacciamo l'aglio prima. Mettiamone 3 o 4 spicchietti. Poi si torna. Brava. E ci ha preso il gusto. Difficilissimo. Aspetta, perché adesso diventa ancora più difficile. Perché c'è un peperone verde. Vedete com'è facile? Praticamente la ricetta è fatta. Sale, non tanto perché abbiamo messo la soia, un po' di sale e un po' di pepe. Va bene, dai, facilissima. Sì, sì. Vero. Praticamente tu che non hai il forno, prendi una bella tipo, no, non un wok, proprio una padella grande. Magari aggiungete un pochino di acqua, un po' di brodo all'inizio perché brucia, coperchio e fate cuocere una mezz'ora. Noi invece mettiamo nella teglia. Parlando di cucina, adesso sul mio quadernino delle ricette non ne ho più di nuove. È vero, perché Matilde adesso che è andata a vivere da sola si è fatta, ha scritto accanto a me, che dettavo, tutte le ricette che le piacciono, che sono abbastanza facili, così le può replicare. Quanto è facile? No, è super facile. È finita. Allora, se avete un forno, se siete fortunate, no, come Matilde, 180 gradi, 40 minuti in forno ed è fatta. La metti tu l'onore di infornare? Io stavo per avvisare tutto sulla camicia. No? Sì. Senti che profumo. Io queste le servo direttamente nella teglia, tiepidine, così uno poi se le mangia con le mani e via. Una cosa sola. Visto che tu mi hai detto che invece di cucinare preferisci lavare i piatti, sistemare la cucina, eccetera, ci pensi tu poi alla teglia? Va bene, però prima fammele mangiare. Certo che oggi sono proprio sporchi i piatti. Vabbè, non ti preoccupare. Abbiamo Pril Duo Gel. Sono due gel, sono super sgrassanti. Ecco qua.